siamo qui con Nerd 30 con Davide Ravera. Ciao a tutti gli amici Nerd 30. Facciamo la prima domanda: chi è Davide Ravera? Chi è Davide Ravera? Allora, vuoi sapere i miei dati anagrafici proprio? Esattamente, dove abiti, che cazzo? E io sono un semplice ragazzo ligure, quindi ho sempre il mugugno, no? Non è vero? Quindi devo portarvi un po' di pesto, assolutamente. Ho 35 anni e nulla, fuori dal mondo del cosplay, lavoro in un'azienda aeronautica, ma la mia storia è noiosa, parliamo di cose più... Parliamo del cosplay allora, come ti sei approcciato la prima volta al mondo del cosplay? Allora, il mondo del cosplay è arrivato per caso, perché lo conobbi nel 2005, perché per vie traverse ero andato a Romix. Io prima di fare cosplayer ero un pro player di Pro Evolution Soccer e mi ero qualificato alla finale nazionale che si teneva a Roma. E sono andato a Roma, ho visto tutta questa gente vestita, io già un po' il mondo nerd lo seguivo, collezionavo manga eccetera, e diciamo che il torneo è passato in secondo piano e ho iniziato a godermi la fiera per quella che era. Poi solamente 7 anni dopo, grazie alla proposta di un amico, ho iniziato a fare cosplay anch'io. Poi ne venivo da un momento dove la mia vita aveva bisogno di un po' di pepe perché non era un bel periodo, e diciamo che cosplay mi ha tirato un po' fuori da questa situazione e abbiamo iniziato. Poi lui ha smesso, io invece sono ancora qua. Qual è stato il tuo primo cosplay in assoluto? In assoluto avevo vestito Light Yagami di Death Note, che è un po' lo start di tanti cosplayer, come tante cosplayer donne iniziano con Misa, è un po' provocante così, che gli piace fare le femmine Misa, dicono di nome così. Io avevo fatto Light perché ero molto, molto preso da Death Note in quel periodo, veramente un'opera fantastica. Quindi da cosplay abbastanza semplici si è passati a cosplay un pochettino più complessi. Ci racconti un pochettino la ricerca dei materiali? Io non sono uno di quei cosplayer da armature, per intenderci, e anzi, tantissime cose, visto che comunque nella mia vita ho due lavori, ma ci tengo a tenere questa passione sempre a un certo livello, arrivano da commissioni esterne. Tanti cosplayer si fanno anche problemi ad ammettere: no, faccio tutto io, faccio tutto io. Io faccio per me quello che posso. Ho fatto un corso di cucito, so lavorare i materiali. Se dovessi farmi qualcosa, sono capace di farlo, ma a volte non ho il tempo materiale per farlo. La ricerca di materiali comunque inizia guardando ovviamente tutto il materiale possibile in digitale di un personaggio, e la prima domanda che ti devi fare è: sono capace di fare tutto? Che cosa sono capace di fare? Questo sono capace di farlo, in quale tempo, per quale fiera voglio portare questo personaggio, ho delle scadenze per qualche casa, per qualche compagnia che aspetta questo cosplay per lavorare, sì, no? E da lì inizia un po' tutto il percorso di ricerca, che i materiali si ritrovano comunque bene o male. In ogni centro cittadino c'è un negozio che soddisfa le nostre esigenze, sia sartoriali che di materiali per la lavorazione. Invece per quanto riguarda lo studio del personaggio, a livello caratteriale, quanto è importante? Tu quanto tempo ci spendi? Come fai? Allora, lì tanto, perché proprio perché non sono, come ti ho detto, un cosplayer da costruzioni esagerate, io ricerco molto il lato interpretativo del cosplay. E quindi si parte proprio anche da base fisica e caratteriale. Questo personaggio mi rappresenta, non mi rappresenta, mi ci rivedo, non mi ci rivedo, sarò capace di interpretarlo al meglio. Perché un po' la mia filosofia è che puoi avere l'armatura più grande del mondo, ma se dentro non c'è un cuore, è come avere un involucro vuoto. Cioè preferisco un cosplay più semplice, fatto con meno materiali, ma vedere un personaggio su un palco, ovviamente, perché poi l'interpretazione a volte è anche esagerata, ci sono tanti cosplayer che esagerano, su un palco, piuttosto che salire una giga armor che sta ferma, certo, un bellissimo lavoro, ma poi dov'è l'atto interpretativo del cosplay, che è interpretare in costume, se stai fermo? Hai fatto il cosmaker, hai costruito, ma non hai portato in vita. Sì, parlaci del tuo Vegeta invece. Beh, Vegeta arriva dalla mia storia con Dragon Ball, appunto da ragazzino, perché io sono nato in quegli anni, sono dell'83, che poi crescendo noi siamo diventati quella che è stata chiamata la generazione Dragon Ball, ed è stata un'esplosione, perché io ero innamorato all'inizio un po' di tutta l'opera, e avevo tappezzato camera mia fondendo chili e chili di litri e litri di cartucce di mio padre della stampante. Avevo praticamente tappezzato la camera di tutti i personaggi di Dragon Ball. Pian piano che l'opera poi evolveva, vedevo che alla figura di Goku, che era quello che ricopriva maggiormente la camera, diciamo che stava un po' tutto regalato, no? Lui aveva sempre tutto le tecniche gli venivano insegnate dagli altri, poi perché era protagonista, quindi il suo level up ci doveva essere. E dall'altra parte mi innamoravo sempre di più del personaggio di Vegeta, che con la fatica, con gli allenamenti, col sudore, col sangue,
si era riuscito a costruire il guerriero che era pieno di orgoglio e piano piano la camera si è trasformata solamente nelle foto di Vegeta, che mi ha fatto capire quanto nella vita possa essere importante essere secondo, perché se tu sei sempre primo non hai quasi più un obiettivo al quale arrivare, ma l'essere secondo ti porta sempre a dover inseguire qualcuno e migliorarti tutti i giorni. Quindi, oltre a Vegeta, qual è l'altro cosplay che ti ha dato maggior soddisfazione? È uno degli ultimi, che è stato Newt Scamander, da Animali Fantastici Dove Trovarli, perché abbiamo trovato questa somiglianza un po' con l'attore di Eddie Redmayne, ovviamente in alcune situazioni, in alcune espressioni. Allora ho interpretato quello e poi successivamente anche quello di molto difficile da portare, perché trasmette un messaggio forte, di The Danish Girl. Sì. Che, quindi direi Vegeta, poi c'è Newt, ma poi passando anche da altri personaggi abbastanza somiglianti, tipo Seifer di Final Fantasy VIII. Ok. Ne ho fatti parecchi. Altri progetti di cosplay che stai... Sì, sto preparando, appunto, sto facendo le armi per fare un personaggio di una serie che in Giappone spopola a livello di Dragon Ball, che è Fate, e farò il personaggio di Archer, che è quello che qua in Italia è stato doppiato da Maurizio, da Merluzzo. Ok, che sarà domani in fiera con noi. Perfetto, io ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie a te, Miri. Un saluto per Nerd 30. Quindi a tutti gli amici cosplayer di Nerd 30, un saluto da Davide Ravera e grazie per l'intervista. Grazie a te. Ciao.